Ah, buonasera a tutti. Intanto non parlerò di lavoro e di fabbrica e così, no? È tranquillo. No, io parlo dalla mia esperienza di cittadino e di comunità più dell'acqua, perché da là nasce questo parlare con la gente. Io parlo con la gente che è in fabbrica, legati ai problemi della fabbrica, la mia vita è in fabbrica e tante volte non c'è spazio per il resto. Mentre in comunità di Perlacqua ho dato spazio a parlare con la gente tutti i giorni, col pensionato, con l'insegnante, con chi è al mercato, e ho notato con entusiasmo veramente la voglia di parlare della gente e di essere informata. E questo ha fatto la svolta nel referendum, che la gente è stata informata e ha deciso di voler votare, riappropriarsi di un diritto, di decidere. E ecco perché, rispondo a Vittorino, l'idea di non lasciar perdere questa esperienza eterogenea, molto frammentaria sul territorio. Io la maggior parte delle persone che c'erano a me con me nei banchetti non le conoscevo, le ho conosciute dopo. Per cui perché perdere questo momento, perché lasciarlo in un angolo e invece perché non continuare a discutere i problemi dei beni comuni, che sono tanti, sono stati citati tutti oggi, e che il bene comune sia patrimonio di tutti e che le battaglie di uno siano battaglie di tutti. E continuare a parlare con la gente, come fare, dobbiamo discuterlo fra di noi, è un impegno, è certo che è un impegno, un sacrificio, certo, però tutti quei comitati che abbiamo messo in piedi nei vari comuni, nei vari territori, li utilizziamo per continuare a parlare dell'acqua o per parlare di problemi, perché la gente vuole sapere, è un caso, ma la gente è interessata a sapere, ha fame di sapere, perché in televisione, a parte un po' di partite, un po' di tette, un po' di film, la vera notizia, per cui la notizia la dai te in piazza, col volantinaggio, parlando, anche nelle fabbriche o nei luoghi di lavoro. La gente vuole sapere, la gente vuole riappropriarsi il diritto di sapere e di fare una scelta consapevole. E questo è l'obiettivo di questa riunione di oggi, nulla di più. Poi le varie sfumature più legate al proprio sapere, perché ognuno ha il suo, perché ma partendo dal presupposto che il bene comune è un diritto che nessuno tocca, a prescindere che sia il lavoro, lo studio, il trasporto, l'acqua, eccetera. E quello che fa paura è che i politici lo sanno, perché noi adesso non andiamo più a votare e poi chi è stato eletto fa, e poi al limite un allenamento al bar o a casa, no, ti tengo d'occhio. E anzi, ti propongo, faccio le proposte. L'esempio di Napoli, se ne parlava prima, vedete, si mangiava un boccone. Si parte da là, cioè chi fa politica parla con la gente e dice: ascoltate, cosa facciamo? Perché il referendum, per fortuna, questa volta è servito a qualcosa. Ma quanti ne abbiamo fatti? Non so se avete detto, per gente non andava a votare. Andate al mare, ne cito uno, così parlo di lavoro, l'articolo 18. L'articolo 18, dove abbiamo raccolto le firme per fare un referendum, per dire: cari cittadini italiani, allarghiamo i diritti di tutti i lavoratori. Non ci sono lavoratori di serie A e di serie B, sopra o sotto 15 dipendenti. Sono andati a mare. Poi con la crisi di oggi, che era stato licenziato, non aveva i diritti degli altri. Per cui noi dobbiamo discutere di queste cose. Magari io parlerò delle mie e imparerò dagli altri, ma l'importante è parlare con la gente. La gente vuole sapere e la gente si è riappropriata di un diritto, che è quello di decidere. Ecco, non lasciamolo perdere. Grazie.